Non è stata una puntata facile per alcuni viponi quella di lunedì 28 dicembre 2020. Tante le sorprese, come Maria De Filippi in collegamento e Natalia Paragoni nella casa, ma anche tanti scontri. Come quello tra Samantha De Grenè e Antonella Elia, ma soprattutto quello che a quanto pare ha segnato una rottura definitiva tra Rosalinda Cannabò. Nel corso della diretta, dopo che Rosalinda ha visto alcuni clip in cui Dayane parlava male di lei, sentendosi giudicata ha ribadito di non voler più recuperare il rapporto con la sua amica del GF VIP. E se Dayane nella notte ha dato a Rosalinda la colpa per l'eliminazione di Sonia Lorenzini, Giulia Salemi, nel corso di una conversazione con la Cannabò, si è detta certa che ora che Sonia è uscita la Mello cercherà di riavvicinarsi a lei? Continua dopo la foto, ma per Rosalinda dopo questo non c'è più altra possibilità di recuperare un rapporto. Io do il cuore in un'amicizia, do tutta me stessa. Anche se la persona sbaglia, mi butto nel fuoco, ha continuato l'attrice. Però se tu mi tradisci e ferisci pesantemente come è successo, se io metto una croce, metto una croce. Siciliana sono. Le cose non le dimentico, nel bene e nel male. Poi tutti i nodi vengono al pettine. Continua dopo la foto, sentendosi quindi tradita dalla persona con cui aveva stretto il rapporto più intenso in questi mesi al GF VIP, Rosalinda ha deciso di allontanarsi da Dayane tanto da non voler più dormire nella sua stessa camera. Tommaso Zorzi l'ha invitata a spostarsi nella stanza blu tra lui e Maria Teresa. E Dayane? Quindi adesso Adua fa parte dell'altra stanza? Lei ha sempre voluto far parte dell'altra stanza. Furbona, la sua reazione. Continua dopo foto e post, e così, mentre Rosalinda si disperava nella stanza blu per questo rapporto arrivato ormai al capolinea secondo le sue parole, Dayane si divertiva e scherzava a letto tra Andrea Fenga e Mario Ermito. La modella brasiliana ha trascorso la notte con i due nuovi viponi della casa e ovviamente questa mossa non è sfuggita ai telespettatori più social, come potete vedere dai tweet. "29 dicembre 2020/